vergogna e precarietà scorre la vita di molti giovani. Sentiamoli. A 30 anni sono diventato stabile, cioè dipendente a tempo indeterminato. Prima tanti contratti a termine. Tutto con sì. E robe anche sottopagate. Quanto tempo ci hai messo a trovare il lavoro? Un annetto. È un po' difficile trovare, soprattutto in questo periodo di crisi. Però un contratto di un anno. Sì. Precaria dunque. Esatto, precaria. E dopo? E dopo vediamo se lo rinnovano e... Diciamo che ho lavoro saltuario e temporaneo. Quindi una precaria? Sostanzialmente sì. Ci vuole tanto a trovare lavoro? Sì, abbastanza, sì, penso di sì, anche se vedo che molta gente non... il problema molto spesso è appunto quello di non accettare determinati lavori. Sempre lavori precari comunque, direi, sì. Vabbè, ora questo, insomma, abbiamo un contratto a progetto, quindi va bene anche così. Come sono andata? Tempo fa, già 2 anni e mezzo fa. E in Belgio quanto tempo ci ha messo a trovare? Secondo me si smette di meno, comunque. Ci sono più possibilità, sia di lavoro, anche di formazione. Ormai lavoro da 8 anni, 9 anni. Uno fortunato, insomma. Sono molto fortunato, se si pensa a quella che è la condizione di oggi, sì. Fortunato, insomma. Sono molto fortunato, se si pensa a quella che è la condizione di oggi, sì.